Bene, buongiorno, sono Paolo Loi e sono il presidente dell'associazione Camminantes Onlus. L'associazione è un'associazione che nasce in Sardegna e nasce per la promozione dei percorsi e dei cammini della tradizione civile e religiosa della Sardegna. Hello and welcome to Obehi Podcast. I'm your host, Obehi Ewafo, and I strongly believe that everyone has a story to share. Now let's get started with this episode. In questo momento, o meglio, da quasi 10 anni ci stiamo occupando di un progetto di cammino che si chiama la Via dei Santuari. È una via che parte dalla costa occidentale dell'isola, parte dalla penisola del Sinis, arriva al centro della Sardegna e poi si sposta e giunge fino alla punta estrema dell'isola, a Santa Teresa di Gallura. Il cammino si chiama la Via dei Santuari. I santuari, in realtà, questi santuari di cui stiamo parlando si chiamano i novenari. Novenario deriva da novena, cioè sono dei santuari organizzati per ospitare i novenanti. Quindi i novenanti / pellegrini si recano al santuario, dormono lì per 9 giorni. Quindi le popolazioni locali si trasferiscono lì per trascorrere il periodo della novena. Dopo vanno via. Quindi sono dei santuari, sono dei piccoli villaggi temporanei che vivono praticamente per il tempo della novena. Noi cosa abbiamo pensato? Li connettiamo con una via di pellegrinaggio, cioè una via che consente di vedere paesaggi bellissimi, che ci consente di, siccome i santuari sono fuori dai centri abitati, di impostare percorsi sterrati, percorsi a bassa intensità di traffico, e quindi una via ai confini della civiltà, per, come dire, dare l'occasione di interagire con la natura, ma anche di riflettere, di ritrovare se stessi. Questi novenari quindi sono un punto logistico, ma anche sono un luogo dove si racconta la storia, una storia importante della storia della civile sarda. Cioè in questi luoghi si racconta una religiosità molto particolare, cioè una religiosità di un popolo, una religiosità che si vive in collettivo e una religiosità che ha comunque radici ancestrali, cioè le tradizioni pre-cristiane non sono state cancellate, ma vivono con le tradizioni cristiane in un tessuto vivente molto originale. Il discorso è molto semplice. Ad esempio, in 2 di questi novenari ci sono 2 pozzi sacri, quindi, come dire, già fisicamente ci si riporta alla memoria, si ha la visibilità di un culto pre-cristiano che è il culto delle acque. In altre occasioni ci sono rituali in essere, ok, che si vede chiaramente che sono rituali pre-cristiani, ma sono rituali che comunque ci fanno memoria di come esisteva un rapporto diverso con la natura, un rapporto, come dire, molto più diretto, una dimensione magica. Non stiamo andando a riscoprire la dimensione magica, ma stiamo andando a, come dire, a capire da dove veniamo, per capire se in qualche modo qualcosa di questo materiale lo possiamo utilizzare anche oggi. Quindi creare una nuova relazione con la natura, una nuova relazione anche con la dimensione spirituale. Questi posti sono, intanto, le persone, come dire, sperimentare una cosa molto importante, è che l'incontro con i sardi. Noi siamo maestri di accoglienza, ma non i sardi dell'interno. Quindi un'accoglienza non convenzionale, ma molto attenta. E quindi, come dire, c'è un incontro con questi, con un paesaggio umano straordinario. Questo è il vero valore di questa esperienza. In più, naturalmente, c'è anche questa connessione con una tradizione ancestrale che si respira, che si coglie. Il viaggiatore, il camminatore, perché questo è un percorso a piedi, perché bisogna guadagnarsi i novenari, eh? Non è il percorso arrivo in macchina, vedo, no, te lo devi guadagnare per capire qualcosa, no? Per cui in questo percorso
il pellegrino, viaggiatore in ricerca, può cogliere tracce che possono essergli utili per la sua riflessione personale. Devono prendere contatto con noi, l'associazione Camminantes Onlus, www.camminantes.com. A quel punto noi attiviamo, come sentiamo quali sono le esigenze e costruiamo un percorso su misura, perché qua ci sono 500 chilometri, ok? Quindi 29 nari, cerchiamo di capire qual è il livello di abilità, cosa stanno cercando, e allora gli suggeriamo qual è il percorso più adatto per loro. Mediamente vediamo molte persone che hanno fatto il Cammino di Santiago, quindi giovani intorno ai 50, giovani, ex giovani, 40-50 anni, ma anche anziani fra virgolette, quindi persone in pensione, eccetera. Quindi questo è un po' la... c'è un pubblico eterogeneo, di fatto è un pubblico in ricerca, interessato alle tradizioni, interessato a conoscere l'anima di un popolo. I novenari sono una porta privilegiata per conoscere l'anima del popolo sardo, per scoprire il silenzio, un silenzio denso, un silenzio forte. If you enjoy this podcast, make sure you subscribe so you never miss any of our future episodes. Rate and review Obehe Podcast and share with your friends who might need it. I remain Obehe Ewafo. Thank you so much for listening and talk to you in the next episode.